La vita non si è separata nella sua villa in Toscana. Raramente hai visto un pubblico declinato tutte le richieste per interviste, ha lasciato indietro la sua vita e il suo paese dove ha pieno ricevuto la sua stata celebrata pro controversio di scannale. Questa è la vera storia di amicità, infedelità e l'improbabile elevazione di questo ragazzo alla vanità. Davide Derricks fu nato sui confini di Tennessee, Kentucky, sul base Fort Campbell. Nato come un bambino del militare, la famiglia di Derricks si sono traslocati da base militare a base militare. I suoi genitori, Walter e Cynthia Derricks, erano la sua unica fonte di stabilità. Un bambino che era da solo da sempre, Derricks ha sviluppato una grandissima immaginazione, leggendo tantissimi libri di fantasia e di fantascienza. Finalmente la sua famiglia si sono fermati nelle città O'Fallon, Illinois, dove Derricks ha avuto la possibilità per la prima volta nella sua vita di fare amici. Si è aggiunto alla scuola superiore la Marching Band, un maestro del French Horn. Questo talento sarebbe la sua più grandissima rivelazione della sua vita. Derricks è andato all'Università di Illinois a studiare archeologia. Nel suo terzo anno si è incontrato con questo ragazzo, Phil LeConte. Dopo l'università, questi due ragazzi hanno continuato a iniziare tanti lavori regionali di California, ma avevano niente successo. Dopo aver rilocato a Austin, Texas, la mancanza di esperienza e un forte piano di business finalmente ha portato Derricks e LeConte tantissimo successo. I prossimi 10 anni porterebbero tantissima stabilità e prosperità. Non le vite di Derricks e i suoi amici stavano per ricevere una grandissima sorpresa. Il mese era novembre, l'anno era 2002, e il posto San Miguel, Messico, un posto sud dei confini per noiosi americani giocare. La Capilla, la ristorante più bellissima di tutte le città, dove era celebrato il 40 anniversario di Davide Derricks. A questa festa c'erano 14 dei suoi più favoriti amici. Essendo lettiti dappertutto negli Stati Uniti, si sono venuti per dare tribune, saluti e per dare grandissimi e bellissimi regali. Derek ha detto a ognuno dei ospiti che il loro regalo era il suo favorito. Ma erano tutti loro ingannati. Ma il regalo più prezioso a Derek era notato più presto nella mattina in una finestra di un negozio di antichi mobili. Lì, vestito un vesto parigiano e suonando un organ grinder, l'oggetto del desiderio di Davide era un piccolo fez monkey.
essendo sempre stato un raccogliante di fes monkeys, Derek si era cattivato dell'antico, quando notato che c'era scritto sul fes il simbolo zodiaco del Sagittario, il simbolo della sua nascita. Un discepolo da tanto tempo del Zodiac, è stato detto che Derek spesso usava i cartoli di tarot alla casa sua, eserciti a mezzanotte nelle arti nere. Insistendo che la scimmia era misticale, Derek ha offerto di comprare la scimmia da questa donna, Maria Concese, una raccogliente dei charmi, amuletti e pozioni. Mentre Concese ha rifiutto di vendere il Fez Monkey, gliel'ha offerto come regalo. Però, gli ha detto che il Fez Monkey era maledetto e che non potrebbe mai lasciare San Miguel de Allende. Dopo aver promesso di mantenere il Fez Monkey in Messico, Derek ha accettato il regalo e subito l'ha messo nel suo bagaggio per viaggio a Texas. Il prossimo giorno, all'aeroporto internazionale di Lyon, la fortuna del gruppo si è cambiata per il peggio. Adesso pensionato agente di Dogana, José Sánchez parla di questo per la prima volta. Un día estaba trabajando seguridad en el aeropuerto internacional de León. Y venían estos 10 americanos y cada uno trae una bolsa. Y ellos vinieron para allá y les dije, ¿les puedo ver a qué traen sus bolsas? Y seguro que sí. Les trasculqué y les hallé un Fez Monkey en una bolsa. Y ese Fez Monkey es un antique. Y ese antiguo no se puede venir para, no se puede llevar para los Estados Unidos. Y les dije, y ellos no sabían. Solamente que les dije, bueno, los voy a tener que detener. Ironicamente, Derek era l'unico americano che non era fermato per domandare. In tutta la confusione, nessuno l'hanno notato quando ha sceso l'aeroplano per Los Angeles e per la sua sicurezza. Gli americani erano trasportati alla prigione sull'isola Marias per fare la loro condanna. Abituati a una vita privilegiata, ognuno combattava ad abituarsi alla circostanza, facendo quello che poteva, di non prendere l'attenzione degli altri senza gusti criminali che condividono la loro destina. La vita prigione non era senza i suoi benefici. Durante questo tempo, John Tynert si è fatto amici con questo uomo, Gilberto Rodriguez Arecula. Insieme con il suo fratello Rodriguez, tutti e due erano capi del Cali Cartel. Usando le telefoni nella prigione, era contrabbandato beeper digitale, è stato l'avviso della proprietà per i fratelli, facendo il business per conto della loro proprietà in Messico e America Centrale. Look, somebody was going to sell these guys a house. Might as well have been us. What? Non il più grande mistero durante questo periodo era dove si poteva trovare Davide Derrick. Nascondosi e rumorato di aver lavorato sul progetto speciale e personale, i suoi amici hanno speculato in merito a dove si poteva trovarlo. Well, during the extended part of our vacation, it was kind of weird because I got a lot of calls from David, and every time he would call me, he would ask me all these questions and kind of wanting lots and lots of details about what was going on, which is
Actually, very unusual for David. Usually I'm asking him a lot of questions and he doesn't tell me anything. But he would have these calls, ask me questions, and I kept hearing like typing in the background. And I'd ask him about it and he'd say, oh, no, no, not typing, no. Soggiorno dei 14 americani erano rilasciati dalla scattività. Che Derrick è emerso dall'oscurità con la pubblicazione di Face Monkey, il suo stesso racconto del scandale in Messico. And then, when it was finally over and we got out, the book came out, which I wasn't too actually upset about the book until I opened it up and noticed that it was dedicated to his cat, Abby. I mean, you would have at least thought that he could have dedicated it to us. Un bestseller, Face Monkey si è rimesso sul capo di New York Times bestseller per 8 settimane. Il successo del libro ha dato a Derrick vanto internazionale. Di comprendere apparenze su Letterman, Oprah e la sua programma favorita 24 Hours. Mentre il mondo imbracciava Face Monkey, gli ex prigionieri di Pitti hanno dato il libro mischiati critici. Danny Hamilton e Paul Hillard, forzati di ricostruire le loro vite dopo il pubblico scandale, si sono traslocati a Cape Cod e hanno cambiato la loro villa in un bed and breakfast. Il Hillard Hamilton Inn ha lottato financiamente per 2 anni, dopo la coppia sfortunatamente hanno preso profitto della popolarità e successo di Face Monkey. I really didn't have a problem with the book. I just didn't think David should be the only one that would profit from it. So he took advantage of the situation a little bit, made a few changes at the house. I told Paul, let me do the decorating. I just don't worry about it. I've got the touch. And I think it turned out really, really good. Ma non tutti i suoi sforzi finanziari a questa volta avevano successo. Insieme con Austin Fine Properties, adesso Central America Fine Properties, Derrick ha investito in Cowboy Cottage Estates, una compagnia di proprietà che ha personalmente disegnato. La sua strategia compravendita, tuttavia, era male ricevuta, ritardando il successo finanziario del sviluppo da più di 5 anni. Chris Kimmerly, la sua carriera come un agente della dogana era distrutta a causa della convinzione, tornava alla sua vita mormone. Con il supporto e incoraggiamento di Derrick, Kimmerly era fatto direttore del centro di addestramento a Roma, Italia. Non magari la persona più annoiata del successo di Derrick era Phil LeConte, che non era d'accordo pubblicamente con i fotografi che Derrick ha scelto per questa pubblicazione. Ma quello che è seguito era un incubo che si trova in ognuno dei tabloidi di America. LeConte ha rilasciato alcune foto e film al National Enquirer e The Star, provando di discreditare l'autore. Anche prima che ha ricevuto il successo internazionale, i diretti del film
Fuzz Monkey erano occupati dal produttore Jack Sanders. Un veterano di Hollywood, Sanders ha fatto la trama in San Miguel e Lyon. Il film incluse alcuni dei più bei e giovani attori, compresi Matt Damon come Christopher Kimberly, Edward Norton come Dennis Hransky e Josh Hartnett come Phillips Nathro. Non era la persona che Sanders ha scelto per Davide Tyrix che ha lasciato questo controversio. DiCaprio was perfect in his portrayal of David. He already had all his mannerisms. I mean, I had to work with him just a little bit to capture some of the other nuances, but he was fabulous. Arrabbiato dall'attore DiCaprio, Derek si è allontanato dal film. Ma nonostante le sue eccezioni, Fuzz Monkey ha guadagnato 130 milioni di dollari e ha vinto per Sanders l'Oscar per il migliore film dell'anno. Lontano dalle camere e la luce della media, Derek adesso vive un'esistenza piana in Toscana. La sua serie dei libri di Fuzz Monkey li ha guadagnato tanti ammiratori, insieme con vanità e fortuna. Ma a che prezzo? Magari Derek ha già risposto a quella domanda nel suo più recente libro Piango del Fuzz Monkey, un libro dedicato a colori che ha lasciato in San Miguel. Finiamo questa storia di Davide Tyrix con l'ultima scena del suo film Fuzz Monkey. Leonardo DiCaprio come Davide Tyrix. Adesso vivendo in Italia, entra in un caffè in internet. Anonimo email con uno strano messaggio. Allegato un'immagine del suo passato.
That's Rick.